Buongiorno a tutti, oggi è con me Gesuino Collo e stiamo a presentarvi il lancio dell'ebook di Baci da Bordighera. Finalmente lo potete scaricare anche dal vostro tablet, dal vostro smartphone, da ogni device che avete. Gesuino, perché hai deciso di scrivere Baci da Bordighera? Era un desiderio e un sogno che avevo da tanti anni. E poi finalmente, nei primi anni 90, ho iniziato a scrivere questo romanzo, che poi non sono riuscito a portare a termine per impegni di lavoro, e ho ripreso la scrittura nell'ultimo periodo e poi finalmente, a dicembre del 2018, ha visto la luce. Sono molto soddisfatto, amo il mio lavoro, è la mia prima opera letteraria che è in omaggio alla città di Bordighera e alla regione Sardegna. Ecco appunto, perché si chiama Baci da Bordighera, ma poi si snoda su diverse regioni geografiche. Ci vuoi parlare un po' dove lo hai ambientato? Allora, prima di tutto è un romanzo di fantasia. I personaggi si muovono all'interno di un triangolo geografico che comprende Bordighera, sud della Sardegna e Londra. Bordighera è la città che mi ospita dal 1990, anno in cui io e la mia famiglia ci siamo trasferiti provenienti dal Piemonte. Il sud della Sardegna è il luogo dove io sono nato e ho trascorso una parte della mia gioventù. Londra è una città che ho visitato tante volte, mi piace ed è molto importante ai fini della trama del romanzo. È un romanzo che possiamo definire di ricerca e un pochino d'amore, o tu come lo definiresti? Io lo definirei un romanzo d'amore, cioè Rispondere. diciamo di vita e d'amore. D'amore perché c'è la coppia Brad e Alma che si amano, che sono amati moltissimo, ma poi c'è anche un altro tipo di amore. Amore tra la moglie del defunto e il figlio del marito. Che il loro incontro si può dire che è stato un incontro d'amore e d'odio. Certo. Perché d'amore? Perché il ragazzo era figlio di suo marito, e odio perché Nicolas è il frutto del tradimento del marito avvenuto tanti anni fa. Bene, allora su questa piccola suspense noi non possiamo che augurare ai nostri ascoltatori buona lettura e sperare che questo romanzo faccia loro buona compagnia sotto l'ombrellone. Buona Grazie, lettura! grazie, buongiorno a tutti.